Il 24 settembre gestiamo dei terreni confiscati a Mattia Messina Denaro, che è un latitante della nostra zona, del Castelvetranese. La cooperativa è intitolata Ritatria, che è una nota testimone di giustizia, come tutti conosciamo, che è giovanissima, a 17 anni, poi muore anche suicida perché si vede abbandonata dalle istituzioni. Il nostro obiettivo principale è quello di riportare in produzione questi terreni, soprattutto coltivando gli oliveti, per produrre appunto l'olio extravergine di oliva. Valentina ed altri giovani siciliani hanno trovato il coraggio di rendere fertili le terre inaridite del boss apparentemente inafferrabile ed oggi ci ha messo la faccia nel raccontare la sua storia agli stati generali dell'antimafia riuniti a Roma. 4 giorni di lavoro per serrare le fila su quanto già fatto finora e per tracciare il solco da seguire per combattere le organizzazioni mafiose, sempre più organizzate, sempre più internazionalizzate, sempre più ramificate nel sistema economico e politico, proprio nei giorni in cui l'associazione Libera compie 20 anni. Dobbiamo sottrarre i patrimoni mafiosi, questo lo temono moltissimo. Abbiamo fatto anche un'altra cosa importante, abbiamo messo la nostra faccia nei grandi processi. Non lasciamo solo i magistrati, ma neppure le vittime. Questo ha disturbato molto le organizzazioni criminali mafiose. Procuratore, le forze dell'ordine, i magistrati, le istituzioni hanno pagato un prezzo altissimo in questa guerra alle mafie. A che punto siamo oggi? Siamo alla consapevolezza che le mafie non usano soltanto la violenza e l'intimidazione, ma anche e molto, sempre più spesso la corruzione per infiltrarsi nell'economia legale, per relazionarsi con la società civile, per perseguire i loro scopi illeciti. Dove c'è sofferenza, dove c'è ingiustizia, dove c'è sconforto, dove c'è la necessità, il bisogno anche del conforto, la Chiesa è presente, anch'essa in prima linea. Una Chiesa che sotto la spinta di Papa Francesco ci tiene a rimarcare la propria distanza dalle mafie e dai loro riti. Non esiste la possibilità di sovrapposizioni, di commistioni tra Vangelo e malavita, Vangelo e mafia.